grandi scrittrice fra scrittori e scrittrici, lettrice fra lettori e lettrici, giornalista fra tanti che si occupano di giornalismo e di editoria, con generosità non ci ha pensato un minuto essere con noi per condurre la conversazione e per conversare con Marco. Cara Daria, grazie. Ma grazie a te, grazie a tutti voi di essere qui. Presentalo e chiamalo tu però, Marco Getti, ti lascio questo nome. Grazie. Allora? Ti vedo molto bene nella veste di conduttore. Eh? Sì, te la cambi alla grande. Va bene, ti do E quindi, signore? Allora, signore e signori, con un grande applauso, chiamiamo di nuovo sul palco il professor Marco Getti, antropologo. Questa chiacchierata, anche perché vogliamo sentirlo parlare, parlerà in francese, immagino che tradurrà. È stato bravissimo prima però nel discorso in italiano, anzi poi il professore capisce tutto perfettamente, potrebbe anche parlare in italiano, però insomma non gli possiamo chiedere troppo. Allora, scrittore, antropologo ed etnologo, se non vi fosse chiara la differenza, come non era a me, tra etnologia e antropologia, l'etnologia mette in relazione le popolazioni più di quanto non faccia l'antropologia. Segnatevi la parola relazione, perché è una delle parole di cui parleremo questa sera, perché ha molto a che fare con l'opera che presentiamo oggi, che si intitola Momenti di felicità, e dell'editore Raffaello Cortina. E, lo avete capito, Marco Gé ama l'Italia di un amore sincero e noi lo riamiamo. E credo che nessuno di voi, anche se non conoscesse a fondo tutta l'opera del professore, ignori il concetto di non luogo, che è un neologismo da lui introdotto per definire tutti quegli spazi privi di identità, di storicità, e frequentati da persone in transito, non uniti da una relazione personale, che sono diventati i luoghi simbolo del postmoderno. Per noi questi luoghi sono, lo sapete, gli aeroporti, i centri commerciali, gli autogrill, gli alberghi, che sono luoghi da un lato stranianti, dall'altro anche rassicuranti per l'uomo postmoderno. Ecco, questo neologismo è di 25 anni fa, mi sembra, il libro di cui che ne trattava. In questo libro invece Marco Gé parla di un sentimento, emozione, adesso vedremo come la definisce lui, che apparentemente è speculare a questo concetto del non luogo così straniante, così indefinito e privo di identità. Che cos'è la felicità? Che cosa sono? E perché questo libro si intitola Momenti di felicità? Il titolo originale è Bonheur du jour, ovvero le felicità del giorno. Ecco un altro indizio, un titolo che è un altro indizio. Felicità plurali, non una felicità singolare, quindi supponiamo assoluta, ma tante felicità, forse piccole, forse transitorie, ma possibili. Nel prologo il professore cita un rapporto ONU dell'anno scorso sulla felicità. Pensate com'è importante addirittura un rapporto dell'ONU, che mette la Francia al 32esimo posto nella classifica dei paesi più felici, la Spagna al 37esimo, prima al mondo la Danimarca e l'Italia al 50esimo posto. Allora, solo per rompere il ghiaccio, la prima domanda che le faccio è se ce lo meritiamo questo 50esimo posto, secondo lei? No, je crois que les critères de l'ONU sont assez bizarres. J'ai bien fréquenté les pays qu'ils mettent en tête. Enfin, ils mettent en tête les pays du nord de l'Europe. Enfin, ça va, c'est bien. Mais tout de suite après, il y a le Guatemala, le Mexique, etc. Je connais bien, mais je n'ai jamais vu que leurs habitants faisaient preuve d'un tel optimisme.
No, i criteri dell'ONU sono criteri alquanto bizzarri. Sì, mettono in testa i paesi del nord e subito dopo però il Guatemala e il Messico, che sono paesi che io conosco bene e devo dire non ho avuto l'impressione di questa felicità estrema in questi paesi. Je crois que, en fait, c'est pas très bien ce sur quoi porte l'enquête. La preuve, c'est qu'un commentateur français avait dit il y a la politique sociale, d'une part, et puis dans le sud de l'Europe, il y a les traditions familiales qui font que personne ne se sent seul, etc. Et après ça, il n'avait pas regardé le classement, parce qu'il y avait l'Italie, la Grèce, tout ça qui sont loin derrière. Donc je crois que ce que l'on ne sait pas dans ce genre d'enquête, c'est quelle réalité on mesure. Et c'est le danger d'un terme comme felicità. Sì, io credo che in realtà non si conosca esattamente, non si conoscano i termini dell'inchiesta, e la prova è che appunto un commentatore francese aveva interpretato questa classifica parlando delle politiche sociali da un lato e poi delle tradizioni familiari molto forti nel sud dell'Europa, ma questo commentatore evidentemente non aveva guardato la classifica, perché poi Italia e Grecia, dove la tradizione familiare è molto forte, si ritrovavano in fondo. Credo che appunto non si sappia in realtà che cosa si va a misurare, e questo è uno anche dei pericoli di una parola come felicità. De toute manière, c'est sans doute peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas prétendu faire un ouvrage sur le bonheur, la félicité, mais sur des bonheurs, en français un peu plus facilement passer au pluriel, mais dans la vie des félicités, parce que le pluriel est plus modeste que le singulier, et les moments de bonheur sont des moments qu'on peut essayer d'analyser. E questo è anche il motivo per cui io non ho voluto scrivere un libro sulla felicità, ma appunto sulle felicità. È difficile il plurale in italiano, ma in francese invece si presta bene, perché mi sembra che il plurale in questo caso esprima una maggiore modestia rispetto al singolare, e i momenti di felicità sono una cosa che può essere analizzata. Questo libro ha un prologo, un epilogo e 11 capitoli. Il primo capitolo si intitola Momenti di felicità nonostante tutto. In questo nonostante immagino che siano racchiuse molte considerazioni. Impariamo che questi momenti sono tenaci, individuali, e qualche spirito sofistico potrebbe definirli egoisti, ma il professore preferisce definirli inaffondabili. È così? Sì, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. En fait, il y a des moments de bonheur qui se mesurent par rapport à l'ordinaire des jours. Il suffit d'être privé de quelques-uns de ces plaisirs pour en mesurer l'importance. Si nous sommes une semaine à l'hôpital, eh bien, nous nous rendons compte que nous prenions plaisir, que nous manque, nous prenons conscience de ce qui nous manque. Par exemple, aller chercher le journal, prendre un café, regarder la rue. Ce sont des choses dont l'importance apparaît lorsqu'on en est privé. Et ce sont des petits bonheurs dont la privation peut nous faire sentir l'importance. Sì, credo che non abbia niente a che vedere con l'egoismo. Ci sono dei momenti di felicità che si misurano rispetto al nostro quotidiano e che nel momento in cui ci vengono a mancare diventano importanti. Ad esempio, se ci ritroviamo in un letto d'ospedale, vediamo e pensiamo alle cose di cui sentiamo la mancanza, ad esempio uscire per comprare un giornale, andare a bere un caffè o semplicemente guardare la strada. Sono le cose che diventano importanti nel momento in cui non le abbiamo più. Però visto che qui siamo a Book City, che inauguriamo Book City, io vorrei cominciare
dall'ultimo capitolo invece che dal primo. Perché? Perché qui siamo tutti amanti dei libri, dello scrivere, del leggere, e l'ultimo capitolo, quello intitolato Felicità col passare degli anni, prendendo spunto dalle confessioni di Rousseau, è quello che analizza più a fondo la felicità dello scrivere. Vorrei leggere poche righe. Le confessioni sono state spesso paragonate alla recherche, ed è stato altresì osservato come Rousseau, a differenza di Proust, che nella recherche non riuscita mai, pur considerandolo un genio, si confessasse nel vero senso della parola. Non di meno, fatta eccezione per i passi che anticipano Proust, per esempio laddove l'immagine e il nome di una pervinca gli ricorderanno 30 anni più tardi una passeggiata con Madame de Varenne, tutto rivela in entrambi il medesimo bisogno vitale di scrivere per sopravvivere, trasformando il tempo passato in un tempo ritrovato, individuando in quella ricerca la condizione di ogni possibile felicità. Al pari di Rousseau, Proust si libera dai vincoli imposti dalla società, ivi compresi gli obblighi sociali, per consegnarsi ai doveri della scrittura, che consente a entrambi di accedere di tanto in tanto a quella che Rimbaud chiamava la vera vita. Prolungata, grava sull'esistenza sotto forma di un cupo tedio molto prossimo all'infelicità. Tutti sono scrittori, ma tutti possono vivere l'esperienza del tempo in piena libertà. Qui ci sono molti temi interessanti in questo passo che ho letto, e naturalmente quello dello scrivere interessa moltissimo tutti noi. Lo scrivere è un tornare anche sulla felicità vissuta, è un modo per fissarla, è un modo per approfondirla. Lei come interpreta lo scrivere e forse anche il leggere nel ventaglio dei piaceri, ma più che piaceri, perché abbiamo visto che sono cose diverse, dei momenti di felicità di un uomo? Sì, io penso che il fatto di scrivere può essere un bonheur, anche se è difficile, ma un bonheur per autant che on a le sentiment de s'adresser à un lecteur idéal. Et on espère toujours trouver au moins un lecteur. Et je crois que l'expérience de l'écriture, y compris dans la solitude, est une expérience de relation. Car on essaie d'imaginer le lecteur idéal. Et je pense que réciproquement, le lecteur, lorsqu'il est frappé par une forme, un bonheur d'écriture, comme on dit en français, eh bien, se sent moins seul. Et je pense que, aussi bien du point de vue du lecteur que du point de vue de l'écrivain, il y a une recherche pour dépasser la solitude à travers l'écriture. Credo che nell'atto dello scrivere ci possa essere felicità. Se chi scrive ha il sentimento di rivolgersi a un lettore ideale, e si spera che ce ne sia almeno uno, la scrittura, anche se è un atto di solitudine, è comunque un'esperienza di relazioni, perché appunto chi scrive tenta di immaginarsi questo lettore ideale, e il lettore a sua volta, quando incontra quella che si chiama appunto la felicità della scrittura, si sente meno solo, e quindi sia dal punto di vista del lettore che dello scrittore si tratta di un tentativo di superare la solitudine. Lo dicevamo all'inizio, che la parola relazione, secondo il professor Auger, è indispensabile per definire la felicità, la relazione con l'altro, in questo caso la relazione dello scrittore col suo lettore. Alla fine però di questo brano si parlava dell'appropriarsi del tempo, che è una cosa che fa lo scrittore, che dedica tutta la sua vita alla scrittura, ma fa anche il pensionato o comunque la persona anziana che finalmente può fare del suo tempo quello che vuole. C'è un capitolo molto bello che parla di questa possibilità. Il y a effectivement un bonheur de la retraite qui est tout d'un coup une libération du temps. Alors je crois que tout le monde peut la ressentir, pas forcément l'écrivain,
mais c'est le moment de la retraite, c'est le moment du choix. On peut renoncer aux choses, ou bien au contraire, se libérer et goûter sa liberté. Il y a des gens dont on voit bien qu'ils font une chose qu'ils avaient attendu toute leur vie de faire, un travail quelconque. Ou bien, il y en a qui font des grands voyages. Bref, chacun a l'occasion de libérer sa liberté, de faire ses choix. D'autres continuent. Sì, c'è una felicità nella pensione, perché è una liberazione del tempo ed è una cosa che tutti possono fare, non solo gli scrittori. La pensione è il momento della scelta, qualcuno decide di rinunciare, qualcuno invece coglie l'occasione per liberarsi. Ci sono persone che fanno quello che per tutta la vita hanno aspettato di fare, altri che intraprendono grandi viaggi e comunque in questo momento ognuno ha l'occasione di liberare la propria libertà effettuando delle scelte. Lei ha scritto molti libri, Momenti di felicità avrebbe potuto scriverlo anche 20 anni fa o 30 anni fa, è un libro che poteva scrivere solo adesso. Je pense que on écrit différemment avec le temps. En effet, on a des sentiments qui évoluent. Personnellement, je pense que plus on vieillit, moins on est angoissé. Credo che si scriva in maniera diversa con il passare del tempo, ci sono dei sentimenti che si evolvono e io credo che man mano che si invecchia si diventa meno ansiosi. Sempre in questo capitolo lei parla di suo padre e dice che pensa di aver ereditato da lui la sensibilità per i piccoli momenti di felicità nonostante tutto. Quindi ci vuole sensibilità. Anche se invece Flaubert e Voltaire dicevano che la prima cosa necessaria per essere felice è essere stupidi. Lei non è d'accordo, quindi. Sì, ma je ne suis pas sûr que j'ai raison. No, non sono sicuro che abbiano ragione. Il y a sans doute des bonheurs de la conscience, mais je crois qu'il y a un bonheur plus ferme, plus solide, à prendre conscience de la réalité des choses et en faire le tour et l'admettre. Sì, cioè, sicuramente esiste la felicità dell'inconsapevolezza, ma esiste anche una felicità più solida nel momento in cui si ha coscienza della realtà e lo si riconosce. Lei cosa pensa di aver ereditato da suo padre rispetto a questa sensibilità? Col suo esempio o con come si eredita una sensibilità per i momenti di felicità nonostante tutto? Mon père était doué pour les moments de bonheur parce qu'il était très malade. Et il arrivait à vivre quand même. Et je crois que c'était une force qui m'a impressionné dans ma jeunesse. Mio padre era molto portato per la felicità perché era molto malato e riusciva a vivere lo stesso e questo testimoniava di una forza che mi ha impressionato molto. Cita Seneca che nella celebre tranquillità dell'animo fornisce a Sereno, che è un po' depresso, dei consigli abbastanza prosaici. Non esitare a fare una passeggiata all'aria aperta, ma anche ubriacarsi ogni tanto per dimenticare gli affanni. E lo cita, nella libertà come nel vino e salutare la moderazione, e tuttavia è opportuno arrivare fino all'ebbrezza, lo esorta anche a vivere il presente, a trarre dal presente tutto ciò che può offrirci, ad avere un nuovo rapporto con noi stessi, un rapporto autentico direi, rinunciando ad atteggiarsi a personaggi. Ci si vergogna
a confessare la propria felicità, secondo lei, in un'epoca in cui esseri umani di ogni età, vicinissimi a noi, soffrono? C'è una vergogna della felicità? Oui, peut-être, mais il y a aussi une manière de poser et de célébrer le malheur des temps. Je suis toujours un peu méfiant sur à propos des prises de position sur le malheur ou le bonheur de l'époque. Et je crois que n'importe qui peut éprouver quelques-uns de ces moments de félicité dont je parle, et que, indépendamment des circonstances, malgré tout, sì, può darsi, ma credo che ci sia anche una sorta di posa nel celebrare l'infelicità dei tempi correnti. Io sono sempre un po', guardo sempre con sospetto queste prese di posizione riguardo alla felicità o l'infelicità dell'epoca in cui viviamo. Io credo che questi momenti di felicità siano alla portata di tutti, indipendentemente dalle circostanze, nonostante tutto, appunto. C'è un capitolo del libro che si intitola Canti e sapori d'Italia, la lettura del professore nobilita la nostra tradizione di pizza e mandolino. Ci parli dei suoi momenti di felicità italiani. Oui, c'est vrai. Il faut dire que j'ai un rapport à l'Italie qui est un rapport aisé. Je viens chez des amis, je viens pour des moments agréables et je rencontre des gens pleins de gentillesse. J'imagine que la vie à l'intérieur de l'Italie est peut-être plus complexe que ça, mais moi j'ai un rapport très détendu avec l'Italie. Et peut-être que ça me donne la possibilité de repérer les moments de felicità particuliers. Il y a, j'en note quelques-uns, sur la place de Turin, Plaza Carlo Alberto, il y avait de temps en temps un chanteur qui chantait sur les lignes et qui poussait sa chansonnette pas loin. Et il arrivait, quand il arrivait, tout le monde était heureux parce que ça éloignait un peu les accordéonistes un peu faciles. Et tout le monde suivait le moment où il pousserait son chant jusqu'au bout. Et c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. C'est un petit bonheur, bien sûr, mais qui prenait son sens par rapport à la satisfaction de tous les gens qui prenaient un verre sur la place. Ce sont des choses très simples que je fais allusion, mais qui me paraissent extraordinairement puissantes. Il suffit d'imaginer d'être privé de tout cela pour sentir que c'est essentiel. Io ho una relazione privilegiata con l'Italia e la frequento in momenti di grande piacere. Vengo per trovare degli amici, sono sempre momenti molto piacevoli, incontro molte persone molto gentili. Mi immagino che la vita in Italia tutti i giorni non sia sempre così facile, ma quando vengo io sono sempre molto a mio agio e molto rilassato e quindi posso godere di momenti di felicità molto particolari. Faccio appunto questo esempio che si svolge a Torino. In piazza Carlo Alberto c'era questo cantante che cantava O Sole Mio con grandissimo sentimento e quando arrivava questo cantante erano tutti molto contenti e seguivano con grande attenzione il momento appunto in cui sforzava la voce al massimo. Ed era un vero piacere essere lì, era una vera felicità, certo una piccola felicità, ma che acquisiva il suo senso anche per tutte le persone che in quel momento erano in piazza, che prendendosi un caffè lo stavano ascoltando. Stiamo parlando di momenti di felicità molto semplici, ma che acquistano la potenza nel momento in cui proviamo a immaginarci di esserne privati. A proposito di musica, c'è un altro capitolo che
si intitola Ricordi e canzoni, il professore scrive che la canzone è un esempio perfetto di prossimità tra autore e fruttore, per questo è una delle possibili fonti quotidiane di felicità, e racconta anche che suo padre e suo nonno erano soliti cantare. Lei ricorda ancora qualche canzone che cantavano suo padre e suo nonno? Oui, je n'en connais encore quelques-unes. Ce ne vuole dire una? Oh, je ne vais pas pousser la chanson, non. J'ai trop le sens de... des proportions. Ho troppo il senso delle proporzioni per farlo. Esistono fonti di felicità al maschile e fonti di felicità al femminile? Eh bien, peut-être que dans l'état actuel des choses, oui. Il y a peut-être des satisfactions plus masculines, des satisfactions plus féminines, mais je pense que c'est un état de choses qui doit être dépassé, qui le sera un jour. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous ayons d'un côté ou de l'autre le privilège des moments de bonheur. Sì, forse attualmente sì, ci sono felicità più maschili e più femminili, ma credo che questo stato delle cose debba essere superato e credo che lo sarà, perché non c'è nessun motivo per cui l'una o l'altra categoria debba avere il privilegio di una felicità non condivisa dall'altra. Parliamo di incontri. C'è un capitolo che porta questo titolo. Don Giovanni e Filemone sono gli esempi, Don Giovanni è l'eroe dell'incontro dell'istante, Filemone della felicità nella fedeltà. E se però la felicità è perseguibile solo a momenti, sembrerebbe che Don Giovanni sia quello più portato, l'eroe dell'istante, dell'inquietudine. Eppure è appunto un inquieto, un insoddisfatto per antonomasia. Forse ognuno ha la sua felicità. Mi sono chiesta però, in relazione all'amore, qual è il suo pensiero rispetto ai momenti di felicità? Vaste question, mais je dirais que ce que je dis du donjon de Molière désigne une chose particulière. Donjon est particulièrement heureux lorsque il sent naître quelque chose. Et ça s'efface aussitôt après, ce qui fait qu'il court de fil en fil. Mais ce qui lui importe, c'est le sentiment d'un commencement. Ciò che io dico del Don Giovanni di Molière nel libro è questo. Don Giovanni è particolarmente felice nell'istante in cui sente che qualcosa sta nascendo. Poi questa felicità sparisce, ed è questo il motivo per cui poi lui corre da una passa da una donna all'altra, ma ciò che importa per lui è il sentimento di sapere che qualcosa sta iniziando.